Vabbè, comunque sia brand italiano che dà da parlare, perché comunque sia è un marchio rinomato e sempre il comfort, se lo cerchi, con loro lo puoi trovare belle che subito. Posso vestire su pista nazionale fuori, datemi anche le mutande, almeno sono a posto. Che l'anno scorso comunque sia ho fatto abbastanza piano sia su strada che pista. Alla fine l'anno scorso ho finito con 60 giorni di corsa su strada, quindi non è che ho pensato soltanto alla pista. Quest'anno vediamo di, oltre che frequentare su strada, cercare di fare qualche risultato, perché è quello che mi manca e vorrei ottenerlo. La squadra mi darà tutto il sostegno possibile insieme al materiale competitivo, quindi tocca solo a me pedalare. Le classiche del nord hanno il suo fascino, perché comunque sia chi esce da lì rimane impresso nella storia, diciamo. Però cominciamo ad accontentarci magari qualche gara minore e da lì rompere il ghiaccio e riuscire a vincere qualcosa in più, ecco. Ma quando mio padre si è stufato di vedere il giardino consumato dalla mia bicicletta, ha detto: "Ma Filippo, prova ad andare su strada, che magari mi consumi un po' meno l'erba e riusciamo ad avere un prato decente in casa." E da lì ho cominciato è cominciato questo amore-odio, perché non sempre è amore. Quando prendi la salita abbastanza forte, vi posso assicurare che odio a volte. Era una bici che se la dovessi usare adesso neanche mezza gamba ci sta su, quindi ero abbastanza giovincello, ecco. Diciamo, è contento. Lui il ciclismo non l'ha mai praticato, è sempre stato sulla canoa. Lui, Olimpiadi di canoa, non guardava il ciclismo. Poi, da quando ho cominciato io, si è abbastanza appassionato, e con questo mi è stato vicino anche nelle scelte che ho fatto. Quindi, non solo lui, ma come tutta la famiglia. Adesso vivo il mio sogno, il mio lavoro e cerco di ottenere più risultati possibile, cominciando magari un po' dai risultati minori e passare poi a qualcosa di grande prima o poi un giorno. Ma mi ricordo il primo mondiale, gli avevo mandato i 5 cerchi sempre a mio padre e mi fa: "Dai, magari un giorno riuscirai ad andare anche te alle Olimpiadi." In quell'anno lì sono stati ripescati all'ultimo appunto per andare a Rio, e un po' c'è quel collegamento lì che è sempre bello da pensare, ecco. Qua per tornare a casa, così poi vado a mangiare almeno. Cerchiamo di difenderci, bisogna andare forte, però la salita, ecco, sì, mi piace. Ma diciamo è complicato ogni tanto, bisogna saperla prendere nel modo migliore.